Il benvenuto da parte del Circolo Gabbiano, che voi tutti penso che conoscete. Questa è un'attività che noi ultimamente cerchiamo di fare sempre di più. È un'attività svolta verso il quartiere. La nostra attività è socio-culturale, quindi anche questa attività di questa sera è spinta verso quest'ottica. Ringrazio il Comune d'Ancona per il patrocinio dato, Gilberto Piccinini, Presidente Deputazione di Storia Patria per le Marche, Mario Balleani, autore del libro In viaggio nelle Marche con Gioacchino Belli. Quindi passo la parola a Mario. Grazie. Per chi come me non ha più 20 anni e abita da Colle Marino da diverso tempo, forse mi conosce, perché io abitavo all'inizio di Colle Marino, viale Leonardo da Vinci, e mi fa enormemente piacere essere qui a Colle Marino oggi in veste di un cultore, di una figura che per me è grandissima, di un grande poeta, tanto grande quanto sconosciuto. Giuseppe Gioacchino Belli, non vi parlo di lui, perché domani mattina ancora sarei qui a parlare e invece a una certa ora andiamo tutti a cena. Vi parlo delle opere e di quello che lui ha scritto sulla nostra città di Ancona. Avete visto il manifesto, parleremo di Ancona, parleremo del porto di Ancona e parleremo del colera che ha colpito Ancona nel 1836. Lo faremo però non in maniera giornalistica, ma attraverso i sonetti, le poesie scritte da Belli. Le poesie di Belli sono in dialetto romanesco, non romano. Romanesco è il dialetto più vecchio di quello che oggi si parla a Roma, quindi difficile. E siccome la cultura del tempo diceva che tutti i dialetti era poesia minore, non era una letteratura considerata. Poi Belli aveva un altro difetto, che era quello di scrivere come parlava il popolo. E il popolo, acqua acqua, vino al vino, diceva anche le parolacce. E Belli nelle sue poesie ci metteva anche le parolacce, perché quello era il parlare del popolo. Poi c'era un altro difettuccio, tra virgolette. Diceva male di chi governava quando secondo lui governava male. E siccome in quel tempo governava il Papa Re, ecco il manifesto, quando comandava il Papa Re, quando eravamo tutti sudditi di uno che oltre ad essere Papa era anche Capo dello Stato. E siccome non ne diceva bene per niente, e anche lì le sue poesie sono rimaste per anni e anni e anni sepolte nei cassetti. Venivano sporadicamente pubblicate, mettendo i puntini al posto delle parolacce, ma voi pensate che la prima edizione integrale di quello che lui ha scritto dopo 90 anni dalla morte. E in un'edizione talmente costosa della Mondadori che soltanto pochissimi se potevano permettere di comprarla. Oggi invece arriviamo a parlare di Belli in maniera molto più semplice. Abbiamo l'ausilio di 5 ragazzi marchigiani che vengono da un paesino pieno di cultura, Serra San Quirico, dove fanno tante di quelle iniziative, e che si sono offerti, e lo fanno in maniera veramente valida, a leggervi le poesie di Giuseppe Gioacchino Belli. Io vado avanti dicendo, ponendoci una domanda. Che ci faceva Belli in Ancona? Che ne sapeva lui che era romano, nato a Roma, di Ancona? Di Ancona aveva un collegamento molto stretto. Aveva sposato una certa Maria Conti, vedova, ed era vedova di un conte anconetano, un certo conte Pichi di Ancona, che poi, dedito, era più grande di sta donna. Donne, gioco, malaffare, con l'altra, ha preso pure la sifilite, e sapete tutti cos'erano Ancona che ve lo spiego, è morto matto ed è sepolto, se chi, qualcuno va a Candia, sapete tutti dove è Candia, nella chiesetta di Candia. Quindi, di Ancona, Belli ne sente parlare prima di tutti dalla moglie, che sposa, nel 1816, in segreto, con due testimoni che manco conosceva, perché il padre e la madre di lei non volevano, perché lui era manco lavorava, c'era manco lavoro, era un grande poeta, ma era, sai, quei spiriti liberi, non c'era arte e mestiere, e non c'era manco figlio dei nobili,
mentre invece la moglie era figlia di una persona che faceva l'avvocato, un sacco di quadrini. Pensate una cosa, chi di voi è andato a Roma ed è andato a visitare Fontana dei Trevi, il palazzo dove si appoggia Fontana dei Trevi era Palazzo Poli, dove abitava Belli dopo che si è sposato. Quindi immaginate i quadrini che c'aveva la moglie. Non poi la moglie rimane incinta e la madre e il padre dicevano, ma la frittata è fatta, e lo hanno portato in famiglia. Per cui Belli sente parlare di Ancona e delle Marche, perché nelle Marche veniva a riscuotere certi crediti che il marito della moglie prima, defunto, aveva lasciato in giro tra buffi e cose varie. Per cui lui capita nelle Marche per questo motivo e conosce le Marche. E nelle Marche ci viene per ben 22 anni. E il libro che trovate in fondo, che il sottoscritto ha messo insieme, racconta ben 22 località marchigiane, tra cui Ancona, Senigallia, Falconara, in seguito, dove Belli è stato o ha avuto a che fare. Noi ci concentriamo però su quello che è avvenuto ad Ancona. E altra domanda, e poi passo la parola ad altri: cosa ne pensava degli anconetani, non tanto del Conte Pichi, perché quello ormai era morto. Degli anconetani lui scrive una poesia, quando ancora non ne ha cominciato a scriverne tanti, mentre era a Pesaro, e sa che al Teatro delle Muse, che era stato inaugurato nel 27, scrive questa poesia nel 30, per cui appena 3 anni dopo, sa che in Ancona, i signorotti d'Ancona, avevano chiamato un grande cantante e il giornale diceva, l'abbiamo strappato a Londra e a Parigi, ma anziché scrivere Londra e Parigi, per dargli più aria, Altamigi e alla Senna. Quindi l'abbiamo portato via da questi due grandi fiumi per portarli in Ancona. E è andato là un sacco dei guadrini, perché questo sa, ecco. Quando nel tempo stesso la gente d'Ancona non stava bene, perché era tanto tempo che non pioveva, la fame ce n'era tanta e vi di seguito. Lascio la parola per raccontarvi di questa poesia che lui intitola in maniera un po' spottò, Arisori anconetani, come per dire, e miei coglioni. Non è una parolaccia, è un'espressione tipica anconetana. Ecco. Nella primavera del 1830 non pioveva, condanna all'agricoltura. Gli anconetani, dando opera regia del nuovo Teatro delle Muse, dissero che la Senna e il Tamigi sarebbero fra pochi venuti a rapire quelle scene il tenore Giovanni Devin, che vi cantava per circa 3.000 scudi. Arisori anconetani, ma che teste de cazzo bugiarone, ve strofinate Dio che facci piove, e perché San Ciriaco non se muove, gli scocciate le palle in precisione e ve lagnate poi sin alluvione de du fiumi che stanno in Dio sa dove, vi anche rubave sto corno de bove belle e grande com'è, tosto e coglione. Ma non è meglio d'aver più quadrini e più grano e più vino alla campagna che magnannote per cacà stoppini? E il Sir David che in Berta e Ceselagna, quando sarà al di là dei confini, l'avrà da trovare un'altra concagna. A Gilberto Piccinini, che torno a presentare come uno dei più grandi storici viventi delle Marche, docente all'Università di Urbino, oggi in pensione come tanti di noi, faccio una domanda su Ancona. Ancona dal punto di vista economico, in quel periodo, come si presentava? Quali erano le classi dominanti? E che ruolo avevano gli ebrei ad Ancona in quel periodo? Ricordiamoci, no, del ghetto e del ghettarello. La parola a Gilberto. Ma intanto buonasera a tutti, presentazione sempre un po' troppo sopra i toni, non sono così grande, insomma, almeno non mi ritengo così grande, ci sono altri personaggi molto più importanti di me. Comunque avete sentito che ci muoviamo in questo momento attorno agli anni 30 dell'Ottocento, anni
piuttosto difficili per Ancona, ma come un po' per il resto del territorio dell'Italia centro-settentrionale. Siamo alle soglie di quella che sarà poi la ricordata come la rivoluzione del 30-31. In effetti la rivoluzione inizia a Parigi nel febbraio del 1830 e avrà poi i suoi riflessi in Italia nel 31, quando a Bologna verrà costituito un primo tentativo, messo in atto un primo tentativo di dar vita ad una Italia unita, che sarà il governo delle Province Unite, un governo che avrà una vita molto breve, perché subito il pontefice Pio VIII, un marchigiano di Cingoli, Castiglione, chiamerà in aiuto l'Austria, e l'Austria interverrà su, prima di tutto su Ferrara e poi su Bologna, e avrà la, diciamo, la buona sorte, anche perché aveva in mano uno degli eserciti più potenti del tempo. L'avventura del governo delle Province Unite si concluderà ad Ancona, perché ad Ancona ci sarà l'ultimo tentativo da parte appunto di coloro che si erano compromessi nel moto rivoluzionario, per cercare di imbarcarsi ad Ancona e scappare verso Corfù, ritenuta in quel momento, come negli anni precedenti, un luogo d'esilio. La fuga non è possibile, perché nel frattempo la flotta austriaca si era portata di fronte ad Ancona, e quindi impedisce che ci sia l'imbarco di questi profughi. È importante ricordare che tra i tanti profughi c'è la sorella di Napoleone, la regina d'Olanda, con a seguito il giovanissimo Luigi Napoleone. Magari su questo aspetto poi ci torneremo. L'altro figlio, il figlio minore di Eugenio Napoleone, era morto durante appunto il tentativo di fuga da Bologna verso Ancona, all'altezza di Imola, si è colpito da malattia incurabile, ma molto probabilmente dietro ci sono sospetti, forti sospetti anche di avvelenamento da parte di spie e emissari austriaci. Ma diciamo, comunque c'è questa breve residenza dell'ex regina d'Olanda e del figlio Luigi Napoleone ad Ancona, in quello che era il Palazzo Reale di Ancona, l'attuale sede della Banca d'Italia, e poi molto fortunosamente la regina e il figlio riescono a scappare da Ancona, perché in una domenica mattina chiedono all'occupante austriaco di andare a messa a Loreto, e la concessione c'è, ma il viaggio invece non sarà per Loreto, ma sarà per l'Umbria, e fino a Livorno, al porto di Livorno, il madre e figlio si imbarcheranno per la Francia e quindi saranno liberi. Ma il ricordo della presenza di quei giorni vissuti dal bambino, dal ragazzo Luigi Napoleone ad Ancona, rimarranno sempre molto fissi nella memoria appunto di quello che sarà poi, dal 1850, l'imperatore Napoleone III. E da lì mi hanno cercato di spiegarlo in diverse maniere negli anni passati, ma forse ancora non ci siamo riusciti, perché diciamo, certi preconcetti sono duri a resistere. Si spiega perché il 1 settembre del 1860 a Chambéry, la sede appunto estiva della corte di Francia, nel momento di ricevere due emissari anconetani e insieme a rappresentanti del governo piemontese, c'è da parte di Napoleone III quell'assenso ad una rivoluzione che porti nelle Marche l'esercito piemontese e che possa portare le Marche verso la liberazione dallo Stato Pontificio. In effetti, 18 giorni dopo ci sarà quello scontro di Castelfidardo, con la vittoria dei piemontesi, che permetterà alle Marche di unirsi prima al Regno di Sardegna, poi al Regno d'Italia, dopo la Costituzione del Regno d'Italia nel marzo 61. La situazione ancora c'è, una situazione resa pesante in quel 30-31 dagli avvenimenti politici, ma resa pesante anche dal fatto che l'economia della città, che
già era in forte difficoltà alla fine del secolo precedente, non ha grandi opportunità di ripresa negli anni del regno italico, cioè tra il 1810 e il 1815, e addirittura le condizioni peggiorano dopo il ritorno di Ancona e delle Marche sotto il governo della Chiesa nel 1815. I lontani ricordi del Porto Franco concesso alla città nel 1732, Porto Franco significava che cosa? La non soggettibilità delle merci in transito, cioè delle forti agevolazioni fiscali e daziarie alle merci in scalo e in transito per la città, e quello aveva permesso appunto una grande fioritura del porto di Ancona nel Settecento, però quella stagione è una breve stagione, perché già negli anni, 30 anni dopo, negli anni 60, appunto si incomincia a sentire della crisi, di una crisi che non colpisce solo Ancona, ma di una crisi a livello internazionale, una crisi soprattutto dell'Adriatico e del Mediterraneo in genere, perché ormai i grandi traffici si dirigono sempre più verso l'Atlantico. Nel 1819 viene tentato il ripristino del Porto Franco. Perché? Perché l'elemento mercantile ebraico, che aveva ancora, diciamo, uno dei suoi centri di espansione proprio nel porto di Ancona, tenta di chiedere attraverso la Camera del Commercio di Ancona al Pontefice il ripristino del Porto Franco, ma è un tentativo che va a vuoto. Pensate che a difendere di fronte al Pontefice la richiesta degli anconetani c'è un grande avvocato, uno dei, come si dice ancora oggi, uno degli avvocati di grido del tempo, Luigi Armellini, e a molti dice poco, ma agli storici dice tanto, perché poi Armellini sarà uno degli interpreti, dei maggiori interpreti della Repubblica Romana del 1849. Quindi vedete come Ancona è in qualche modo sempre partecipe non solo degli eventi locali, ma anche di quanto succede a livello più ampio e a livello internazionale. E quindi i ceti dominanti tra il 29 e il 30, cioè alla fine degli anni 20, non sono più rappresentati dall'antica nobiltà anconetana, quella che fino al 1796, fino a quando non arrivano i francesi, aveva da sempre retto le sorti della città, sia sul piano del governo politico, sia sul piano del governo dell'economia locale. L'arrivo dei francesi alla fine del Settecento, poi la loro presenza in pratica continua fino al 1815, aveva permesso ad una nuova classe, quella che si definirà poi nell'Ottocento classe borghese, cioè rappresentata tutti coloro che si erano arricchiti attraverso le ampie concessioni ottenute dai francesi, questa nuova classe, dicevo, è la nuova classe imprenditoriale della città, che però ha grosse difficoltà nell'affermarsi. Perché? Perché la loro crescita era stata permessa soprattutto dalla possibilità di acquisto di quei beni appartenuti ai monasteri, ai conventi soppressi una prima volta nel 1796, poi nel 1811, e dopo il 1815, quando torna la Chiesa tenta di recuperare quei beni. Non ci riuscirà, perché l'opposizione è forte, ma perché quelle proprietà siano garantite ai nuovi acquirenti, a quei nuovi acquirenti la Chiesa chiede forti esborsi in denaro per garantirli in perpetuo delle nuove acquisizioni. Quel mandare denaro ancora una volta verso Roma è denaro che viene sottratto in periferia. Alle porte del 30, e da qui riprenderemo il discorso, ricordavamo appunto la presenza della regina d'Olanda, la sorella di Napoleone I, alle porte del 30 però si presenta una nuova fase di stretto collegamento tra la città e la Francia, perché da lì a poco, nel 1832, i francesi saranno di nuovo ad Ancona e apriranno un
breve, lungo periodo di protettorato francese sulla città, che durerà fino al 1837, ma magari più avanti vi dirò il perché. Grazie Gilberto. La storia è bellissima, basta saperla leggere. Belli era il 1827, tornava da Milano, era stato un tempo bruttissimo, tutti i fiumi avevano allagato. Pensate, erano andati fuori dai argini, chiedo scusa qualche volta per sbaglio anche io, come adesso. A Fiumesino il fiume aveva buttato giù il ponte di legno, che era stato un altro costruito dagli ingegneri di Napoleone, e Belli per arrivare in Ancona si deve far portare in groppa a un energumeno, attraversare il fiume sulla barchetta, poi andrà su a Falconara Alta e arriverà in Ancona. Il racconto di questo arrivo un po' tumultuoso ad Ancona ce lo legge Cristiano, che legge una pagina dei diari che Belli scriveva mentre stava viaggiando, e quindi abbiamo testimonianza diretta di quello che lui ci racconta. Continuai il viaggio fino ad Ancona, dove giunsi alle 9:15 e andai a rinfrescare e far colazione all'albergo della Gran Bretagna, molto proprio e decente. Alle 2 ripartii soletto. Uscito di Ancona, ripresi il mio baule che aveva, entrando, lasciato nella guardiola di finanza agli archi, onde non soffrire visita né lasciare quel porto franco. Ivi assunsi una guardia che mi accompagnasse dall'altro posto dei piani, il quale sta come all'ingresso dello Stato, dopo il porto franco considerato come esterno. Con più di un regalo simile, risparmio di noia si ottiene facile. Dopo un miglio il vetturino si compose con l'altro suo collega, trovato in cammino, e tolse nel legno due giovani puliti, che dall'altro erano portati a Camerano, paese attaccato al Monte Conero, cosiddetto Monte di Ancona. Vi giungemmo salendo per una strada aspra oltremodo e dalle recenti piogge assai guasta. Ivi rimasto nuovamente solo, continuai il viaggio per Loreto. Grazie. Le pagine sono ovviamente riassunte in questo libro, che parla del viaggio di Giuseppe Gioacchino Belli nelle Marche, ma non avrei mai potuto scrivere questo libro se io non avessi consultato i tanti testi di Belli, le sue lettere, i suoi epistolari, i suoi racconti, ma soprattutto i suoi diari di viaggio, chiamati quella volta alla francese Le Journal de Voyage. Abbiamo oggi qui in mezzo a noi una persona che ha curato questa pubblicazione. È venuta da Roma ed è la vicepresidente del Centro Studi Giuseppe Gioacchino Belli di Roma. Ve la presento, è Laura Biancini, a cui invito a salire in pedana per raccontarci, seppure brevemente, come da pezzetti di carta, dai vari viaggi, riesce fuori un libro da dove ci sono i diari di 3 anni di viaggi tra Roma e Milano, passando per le Marche. Grazie Laura per la tua presenza. Grazie, mi fa molto piacere essere qui nei luoghi belliani, è sempre una grande emozione per noi che studiamo ormai Belli da tanto tempo, dal 91, da quando abbiamo celebrato i 200 anni dalla nascita e abbiamo fatto la prima mostra alla Biblioteca Nazionale. Io lavoravo oggi in pensione, lavoravo alla Biblioteca Nazionale, ero responsabile della Sala Romana, che è nel grande dipartimento dei manoscritti, e chi ha la Sala Romana praticamente d'obbligo si trova anche a custodire il grande archivio belliano che noi abbiamo grazie al nipote di Belli, che lo ha, mandando in pensione anche lui bibliotecario alla Biblioteca Nazionale, ha poi venduto alla biblioteca. Credo che non gliel'abbiano mai pagato tutto, ma insomma per fortuna che il direttore di allora, Domenico Agnoli, si è impegnato, ha fatto di tutto e adesso sta lì. Tra le tante carte appunto c'è i 3 diari di viaggio, 27, 28 e 29. Sì, una grande fatica, ma insomma poi limitata per le bibliotecarie che stanno lì, che domani a sera non è che ci si partono da casa, tanto stanno lì comunque e si mettono lì e trascrivono.
un anno, no, due di lavoro, una cosa disperatissima, ma bellissima naturalmente. Sono tre taccuini, sono stati poi legati insieme. E il titolo, Journal du Voyage, io non... Il francese non è la mia seconda lingua, però chiamare questi diari il Journal du Voyage, cioè del viaggio. Questo viaggio a Milano cambia la vita a Belli, proprio la cambia completamente, gli cambia la visione del mondo, delle cose, e poi passava per le Marche. E qui chiudo, apro e chiudo la parentesi e non dico nient'altro. Tanto sappiamo tutti perché passava delle Marche, perché c'era questo grande interesse. Ma la bellezza di questi diari è l'immediatezza, appunto. Leggiamo le cose che lui scriveva. E intanto scrive in francese, più o meno bello, il suo francese. Ed è difficilissimo già da capire, non ha una brutta grafia Belli, apparentemente anche molto bella, poi però molto meno chiara quando si comincia a leggere. E poi quando scriveva in viaggio, naturalmente usava la matita, non è che era semplice il viaggio, adesso il calamaio, la penna, il tingi, fai le cose. Quindi quello quando stava fermo e poi la matita. Matita che nel corso del tempo si è sbiadita. E quindi è stata una tragedia cercare di capire anche quei disegni, come il passo del furlo che voi vedete, certo perché la fotografia è computer, facciamo di tutto, ma stanno veramente svanendo. Quindi abbiamo di corsa trascritto tutto con una fatica infernale per cercare di decifrare quando ci toccava la matita, quando finiva facciamo meno male, ricomincia con la penna che non ne possiamo più, siamo giocate gli occhi, io e la mia amica che alla fine ha avuto un'uveite terrificante, insomma tutto un gran casino e basta, adesso l'abbiamo chiuso quel diario e nessuno spero lo aprirà più e speriamo che si conservi il più possibile, tanto comunque non c'è da fare niente, la matita svanirà prima o poi, rimarranno le parti a penna. Però sono bellissime perché c'è, benché lui non sia un viaggiatore di quelli del Grand Tour e quindi con l'entusiasmo, con le cose, molto freddo, descrive poco, molto giusto l'appunto così, poi ci sono dei momenti di commozione anche quelli qua e là, però lui è molto molto freddo, però comunque voi capite che noi praticamente in diretta abbiamo viaggiato con lui mentre trascrivevamo e chi lo legge certamente proverà le stesse emozioni. Vi giuro che è veramente una lettura affascinante, anche se non è il diario di Stendhal, non è il diario di Goethe, non sono quei diari dove c'è anche un intento letterario. Lui lo faceva per sé, per ricordare, per appuntare, non c'era nessun secondo scopo, però vi giuro che sono veramente molto, ma molto interessanti. Per noi è stata una grandissima avventura che vi auguro in qualche modo di fare anche voi. Grazie per avermi ascoltato. Laura ha appena accennato ai fatti che Belli passasse per le Marche per diversi interessi. I primi interessi erano quelli di carattere economico perché doveva recuperare dei crediti, ma poi aveva delle grandi amicizie, ne aveva Fossombrone, ne aveva Ripa Transone e aveva una grandissima amicizia, oggi si chiamerebbe una tenera amicizia perché era nei confronti di una nobildonna marchigiana, una certa Roberta, scusatemi, Vincenza Roberti, che lui chiamava Cencia, in maniera confidenziale, abitava in un paesino vicino a Macerata, a Morrovalle, tuttora chi va a Morrovalle trova il Palazzo Roberti, non più visitabile ovviamente perché è passato a privati. E Belli scrive sulle Marche una sola poesia dove cita la Marca, perché quella volta non erano le Marche al plurale. La Marca per quella volta era la regione che comprendeva la provincia di Macerata, grosso modo, Ancona e poco più. Perché già oltre, diciamo, l'Esino eravamo un po' quasi una mezza Romagna, dando di sotto eravamo un po' una mezza Abruzzi. Per cui la Marca era quella. E scriverà poi addirittura un sonetto in dialetto, o meglio, con l'accento maceratese, che è uno spasso, ma adesso non abbiamo tempo di farvelo sentire. Però vi faccio sentire la poesia di in cui lui cita la Marca. E come la cita? Per il fatto che dalle Marche a Roma andavano polli, galline, cose buone, come fino ai primi anni del secondo dopoguerra. Vi posso testimoniare perché io marinaio andavo a Roma e incontravo la gente con le coluppe che c'erano le poste in Ancona e portava su agnelli, quarti di bue perché c'erano le poste romane. Quindi per i romani
la Marca era il luogo dove si mangiava bene. Allora vi faccio sentire tre sonetti, una che parla di queste Marche da dove venivano i polli e che erano destinati solo a certa gente, un'altra poesia che parla di quello che mangiavano i romani in quegli anni, e lo spunto viene preso da quello che sarà poi la peste, il colera di Ancona, che la gente diceva: ma non è la peste, avrà preso un'indigestione, avrà mangiato le lumache, le lane, perché era quello che mangiava il popolo andava in giro per la campagna, quello che trovava mangiava. Una terza poesia ci racconta invece quello che mangiava il popolino romano, due brance di insalata, una frittata e poi alla fine un goccetto di vino. Bene, invito sul leggio tre giovani attori. Vi dico una cosa per chi non è molto avvezzo, ma non lo siamo molti. Qui noi non stiamo recitando a memoria. Quello che facciamo è una lettura teatrale, cioè abbiamo il testo sotto. La bravura dei ragazzi è nel saper dare un'interpretazione, un'anima a ciò che qui è scritto. Diversamente da quello che è un attore che si muove nella scena e viene seguito. Quindi alla lettura teatrale chiamo Massimiliano e poi Stefano e poi Pamela. In successione. L'Ippolide di Vetturali. Lo sappiamo tutti che sti carretti dei gabbi e dei galline e ceste dove vengono dalla Marca, ma che giova di saperlo hanno altri poveretti? Per noi altri la grascia non si trova, le nostre non so bocche da guazzetti. Noi un tozzo di pane, quattro aglietti e sempre fame vecchia e fame nuova. Preti, frati, puttane, cardinali, monsignori, impiegati e bagarini, ecco la gente che può fare i sciali. Perché ste sette sorte d'assassini, come noi altri fossimo animali, non ce fanno mai vede di quadrini. E il collera moribus. Perché non c'è nei nostri guai, stasera scappiamo fuori col collera ancora. Mo, a malapena una campana suona, sono morto, e sto morto è di collera. Sarà crepata più qualche persona da funghi, o dolumaghi, o fighi, o pera. E beh, dic'io, c'era bisogno, c'era, di tutta sta chiassata bugiarona? Non serve. Qua è il collera, Sorrimondo, se lo vanno a cercare col moccoletto, lo chiamano per Dio, proprio lo vogliono. Quel che è certo è che Ancona li facchini se morono di fame, e me l'ha detto una riverea di Monsignor Pasquini. La buona famiglia. Mi nonna, a nordenotte che è gettata, se leva da filà, povera vecchia. Attizza un carboncello, c'ha parecchia, e mangiamo due fronne di insalata. Qualche volta se famo una frittata, che si la metti al lume, ci si specchia come fussi attraverso dell'orecchia. Quattro noce e la cena è terminata. Poi, nel mentre ch'io, tata e Crementina, seguitamo un par d'ore di sgoccetto, lei sparecchia e arrisetta la cucina. E appena visto il forno al bucaletto, una pisciatina, una salve regina, e in santa pace ce ne andiamo a letto. Quest'ultima poesia è una delle più note, tant'è che, pensate, è l'unica poesia che Giovanni Pascoli inserisce in un suo, diciamo, libro, che era dedicato, era per le scuole, mi pare che si chiamasse Da fiore da fiore, e quindi inserisce questa poesia perché è un'immagine dolce, ma è anche amara, perché la povera gente era costretta a mangiare quelle poche cose. E c'era la moda dello sgoccetto. Adesso, se andate davanti ai bar, specialmente i giovani, stanno con questo bicchiere in mano a dare una mescolata, a far passare il tempo, ed è lo sgoccetto di una volta, cioè, e poi, però, mentre questi poi dopo il bar vanno in giro e fanno il supplemento, questi arriva notte, una pisciatina, una salve regina e in santa pace ce l'andiamo a letto. Torniamo ad Ancona e parliamo del porto di Ancona. Già Gilberto ci ha disegnato un pochino il discorso della importanza strategica del porto di Ancona. Tenete conto che
lo Stato del Vaticano aveva due grandi porti, quello di Civitavecchia e quello di Ancona, uno su Tirreno e l'altro sull'Adriatico. Io inviterei Gilberto a farci un breve riassunto di quella che era l'importanza strategica, perché poi leggeremo due sonetti del Belli, uno che ci racconta di come le potenze straniere avevano assediato i porti di Ancona e di come i rivoluzionari di Roma assalivano il porto di Ripetta. Il porto di Ripetta era un porto fatto lungo il Tevere dove le barche risalivano su per portare carbone, legna, vino, cioè era il porto di Roma. E era stato costruito togliendo i marmi al Colosseo, tanto stava lì, quella volta nessuno importava, e con i marmi del Colosseo avevano costruito le panchine, le banchine del porto di Roma. L'altra invece ci racconta di come dalla Spagna erano arrivati un sacco di frati perché erano stati cacciati dal governo spagnolo perché c'era un problema di dinastia. E dove sono venuti? In Italia. E dove andavano? Nei conventi dei francescani. E c'è la famosa battuta che molti di voi conosceranno, dice: padre priore, è arrivato un altro frate, brodo lungo e seguitate, perché che se faceva? Buccetto d'acqua in più, gli dava una mescolata e c'era da mangiare per tutti. Quindi, prima dei due sonetti, la parola a Gilberto, grazie. Allora, richiamato, diciamo, al tornare con il discorso sul porto, che naturalmente rappresentava il maggiore centro dell'economia locale, quel porto però, come già qualche cosa ho anticipato, costituisce da sempre, da quando il porto ha incominciato a funzionare, dalle prime presenze umane del territorio, un punto di contatto con il mondo esterno e quindi un punto anche di interesse a livello internazionale. Vi dicevo prima appunto quali sono state le vicende del porto tra fine Settecento e i primi 30 anni dell'Ottocento. Pensate soltanto una cosa che piace sempre ricordare, che quando il 10 febbraio del 1797 il giovane generale Bonaparte arriva ad Ancona, la prima cosa che fa è salire al Guasco, salire a San Ciriaco, non tanto per andare a vedere lo stato dell'effigie della Madonna del Duomo che l'anno prima aveva pianto alla notizia dell'arrivo dei francesi in Italia, ma piuttosto per affacciarsi appunto dal Guasco e guardare verso Oriente, e da quel punto indica laggiù c'è Costantinopoli. Cioè in quel momento il giovane generale aveva dichiarato apertamente a se stesso e a chi lo seguiva in quel momento quali sarebbero stati i suoi interessi futuri, cioè quelli di un'avanzata verso Oriente, e neanche un anno dopo sarà chiamato a andare a guidare la spedizione in Egitto. E perché? Perché l'Oriente ancora è la grande miniera di ricchezza per il mercato europeo, e controllare l'Oriente significava controllare l'economia mondiale del tempo. E su quell'Oriente ancora altri scontri ci saranno durante l'Ottocento, perché si controllino le grandi vie di comunicazione del Mediterraneo. Quindi la Francia è interessata da sempre a controllare Ancona, perché Ancona è la porta verso l'Oriente. Giorni fa, in un incontro con la nostra console onoraria francese ad Ancona, ricordavo al console, che non è che ne sapesse un granché, come dal metà del Seicento agli anni 30 dell'Ottocento Ancona avesse e fosse sede di un consolato francese, un consolato che è sempre stato tenuto dalla famiglia dei Benincasa. E tant'è che negli archivi nazionali, negli archivi nazionali a Parigi, che ho rivisto 15 giorni fa, ci sono tutte le corrispondenze che i Benincasa dirigevano a Parigi,
e le corrispondenze erano importanti perché i consoli di Ancona, i consoli francesi ad Ancona, avevano la tutela, diciamo, la salvaguardia degli interessi francesi da Goro, cioè dalla foce del Po fino a Vasto, quindi nelle loro corrispondenze al Ministero degli Affari Esteri francesi riferivano di tutto quanto accadesse appunto lungo la costa adriatica dal Po al Gargano. E naturalmente da Parigi poi arrivano gli ordini su come muoversi, su come difendere gli interessi francesi ad Ancona. E dicevo appunto ancora una volta un discorso che Alfonso forse ricorda, cominciamo a fare quasi 40 anni fa, è che messi insieme le due corrispondenze, perché le lettere da Parigi erano custodite nell'archivio Benincasa, l'archivio Benincasa e l'archivio di Stato di Ancona, messe insieme queste due corrispondenze noi potremmo avere 300 anni di vita anconetana giorno per giorno, un diario quasi quotidiano di quello che accadeva nella città. E il diario, le lettere registrano tante cose, per esempio Ancona è una delle prime città che viene a sapere della rivoluzione di Parigi del 14 luglio del 1789, proprio grazie alla corrispondenza, perché da Parigi naturalmente il ministro degli esteri avverte subito il console di Ancona su che cosa stava accadendo. Non parlano della rivoluzione perché sono storici di poi a dire che il 14 luglio scoppia la rivoluzione in Francia, però comunque c'è notizia di quanto avviene a Parigi, ma poi in tante altre occasioni prima e dopo appunto le 14 gigliette dell'89. Quindi gli interessi della Francia, ma che poi vedono su Ancona anche il coinvolgersi di interessi dell'Inghilterra, da quando l'Inghilterra diventerà potenza marittima, e molto tardi, perché siamo alla fine del 500, primi anni del 600, quando si incominciano a intravedere le prime navi mercantili inglese che arrivano in Adriatico, ma la loro presenza sarà una presenza ancora più fitta nell'Ottocento. Poi ci sono i soliti austriaci che ricordavo prima, che fino alla fine del Settecento poco contrastano le attività mercantili di Ancona, perché c'è la barriera veneziana da superare, ma quando nel 1797, sapete, Napoleone pone fine alla vita della Serenissima Repubblica di Venezia e cede Venezia, il Veneto e i territori al di là dell'Adriatico, i territori dell'Adriatico all'Austria, l'Austria diventerà appunto la nuova padrona dell'Adriatico, ma non attraverso la porta di Venezia, ma attraverso il porto, lo scalo di Trieste. La costruzione del porto di Trieste comincia nei primi anni del Settecento, ma nell'Ottocento, in questi anni dell'Ottocento, comincerà a essere il grande porto dell'Adriatico, perché a Trieste viene convogliato tutto quello che serve all'impero, cioè che serve a Vienna innanzitutto e poi ai territori tedeschi, perché la via terrestre da Trieste a Vienna è molto più comoda rispetto a tutti gli altri tragitti da Venezia da una parte o da Fiume e dai porti dalmati dall'altra. Quindi da quel momento in poi la presenza austriaca in Adriatico sarà frequentissima e gli austriaci saranno costantemente presenti ad Ancona per abbattere nel 1799 la Repubblica Romana pro-francese, quindi ripristinare il dominio pontificio. Poi di nuovo saranno ad Ancona nel 1815, poi di nuovo nel 21, poi ancora, dicevo appunto, nel 31. E pensate, non l'ho ricordato prima, lo ricordo adesso, che a capo di quella flotta austriaca aveva impedito ai profughi del Governo Unito di andare verso Corfù, c'era il padre dei fratelli Bandiera, per cui quest'anno ricorderemo tra poco il 170° della morte dei fratelli Bandiera, e in qualche modo i fratelli Bandiera sono legati alla storia di Ancona, perché appunto il loro genitore era tra quei ammiragli austriaci di comando alla flotta. Ma poi saranno ancora di nuovo ad Ancona nel 49 e poi per tutti gli anni 50 dell'Ottocento fino a quel 29 settembre
del 1860, quando Ancona, come dicevo prima, verrà acquisita all'Italia. E in quel momento l'assedio navale sardo piemontese ad Ancona è facilitato dal fatto che la flotta austriaca non è di fronte ad Ancona e non può essere di fronte ad Ancona, perché la guerra, quella che noi ricordiamo come la seconda guerra d'indipendenza, la guerra del 1859, aveva così impoverito le casse dell'impero, del giovane imperatore Francesco Giuseppe, che non ci sono soldi sufficienti per armare la flotta, e quindi la flotta se ne sta tranquilla dentro il porto di Fiume, nei porti della Dalmazia, ed ecco perché i sardi da Napoli, da Gaeta, in pochi giorni riescono ad arrivare ad Ancona. Dicevo appunto chiudere gli accessi del porto di Ancona, che significa strozzare l'economia non tanto della città ma l'economia dell'intero Stato Pontificio, perché l'altro porto, quello di Civitavecchia, è un porto che ha rilevanza soltanto per il trasporto dei viaggiatori. Da Civitavecchia partono dal 400 in avanti i grandi viaggi delle missioni verso il mondo. I pellegrini, i missionari che da Roma, da propaganda fide, ricevono il mandato di andare a portare la religione di Cristo nei nuovi mondi, partono in prevalenza da Civitavecchia. Civitavecchia diventerà poi, negli anni dell'Ottocento, negli anni del nostro Risorgimento, anche il luogo di reclusione di tutti coloro che, catturati all'interno dello Stato, poi dovevano prendere la via dell'esilio. Ricordava prima il porto di Ripetta, tanto per dare una collocazione migliore, per chi conosce un po' Roma, dov'è il porto di Ripetta. Se sapete dov'è il mausoleo di Augusto, o meglio ancora Arapacis, il Tevere, al di là di Arapacis, quello era il vecchio porto di Ripetta. E quando c'è un accenno ai carbonari anconetani, ai carbonari romani, io ricordo sempre, l'ho ricordato anche nella presentazione di quel volume degli Atti su Leone XII, vedete che il tentativo di conquistare Roma e di tornare e di far sì che Roma torni all'Italia da parte di Giuseppe Garibaldi, quel sogno di Roma libera dal papato, nasce proprio nel 1825, l'anno del giubileo bandito da Leone XII, quando il giovanissimo Garibaldi, classe 1807, quindi ha 18 anni, quando appunto il giovane Garibaldi arriva al porto di Ripetta nella barca comandata da suo padre, che porta mercanzie dalla Liguria a Roma per appunto rifornire il mercato dell'anno santo, e l'impressione che Garibaldi ha della città è una città che, nonostante gli sforzi compiuti da Leone XII per cogliere l'occasione dell'anno santo per rilanciare l'anno santo, veniva ribandito dopo 50 anni di distanza, l'ultimo era stato nel 1775, ma nonostante appunto tutto il grande impegno di risorse nella ricostruzione di Roma, Roma è nella miseria più assoluta. E Garibaldi giovane dice: questa città va liberata dai papi, perché la grande dannazione della città è dettata proprio dalla presenza del papa e della corte pontificia, che era una delle corti più dispendiosi del tempo. Quindi facciamo degli excursus da Ancona a Roma, ed è un viaggio bellissimo quello che stiamo facendo. Perché oggi si parla di globalizzazione, di Cina e India, quella volta anche era una sorta di globalizzazione. Bene, io chiamo i due attori che ci leggono le due poesie sul porto di Ancona, una che riguarda appunto le colonne del Papa e l'altra dei frati che vengono a sbarcare. Quindi la parola a Stefano e poi a Fabio. Grazie. Le tre corone del Papa. Vedendo il Papa come se sta freschi per causa della smossa framassona,
ha chiamato una flotta dei tedeschi per guardare a Bologna una corona. E dopo, lui che sa cosa se peschi, per non perdere lo stato alla Carlona, ha ingozzato una flotta dei franceschi che ne guarda un'altra in faccia ancora. E dopo il Russio, il Brusio e l'Ingresino manderanno de frotte per Pecetta a guardare la terza a Fiumicino. E intanto, in mezzo a Roma benedetta, gli guardano il Triregno e uno il Trino, li carbonari al porto di Ripetta. Lo sbarco fratino. Al Lazzaretto, tra Nottuno e Ancona, sono sbarcati da 100 a 120 frati di tutte le sorti dei conventi, iti a Foco, a Calogna e Bracellona. Non hanno altro con sé che la corona, brutti, pananti, laceri e pezzenti. Ma ci sarà chi li farà contenti. E indovinate chi? Roma cogliona. Qua se può di padre è cresciuto un frate e se può arrepricà come il guardiano. Brodo longo, fra Diego, e seguitate. Via, longo longo non sarà sto brodo. E poi, tra il popolo romano, beato il frate che ci pianta il chiodo. Tornando ad Ancona e alla viabilità che c'era attorno alla città, pensate, parliamo di 150 anni fa, la frana c'era e non c'era, le torrette si arrivava dal taglio che veniva giù dalla collina e comunque le strade intorno ad Ancona non è che fossero lastricate bene. E c'è nel diario di Giuseppe Gioacchino Belli il racconto di un incidente. Anche quella volta succedeva. Io lascio la parola a Cristiano perché ci racconta dell'incidente di quando lui parte da Ancona per andare verso Senigallia. Nei riguardi della cortesia dei padroni di casa che restavano ad Ancona, ripartì per Senigallia con una donna che si era unita a noi provenendo da Roma, dove era stata per trattare un affare per conto del marito, depositario della cassa pubblica di Monte Albondo, oggi Ostra, un paese molto vicino a Senigallia. A 2 miglia da Ancona una carrozza che ci superò spaventò i nostri 4 cavalli, i quali, completamente imbizzarriti, si lasciarono giù da una specie di diga che costituita dalla massicciata della strada e trascinarono con loro la carrozza e noi. Tutto finì sottosopra e il vetturino finì dentro un acquitrino fangoso, dal quale riemerse indenne, in verità però in uno stato penoso. La donna, che era all'interno insieme a me, gridava a pieni polmoni invocando la Vergine, i cori degli angeli, tutti i santi del martirologio romano, le anime del purgatorio. Per quel che mi riguarda, pur confidando che il soccorso di tutte quelle potenze soprannaturali arrivasse molto celermente, con tutto che dimorassero così lontane, credetti opportuno di valermi della loro ispirazione e aiuto, afferrandomi ben saldamente a 2 mani alle maniglie sui fianchi della seduta. Così, fiducioso nel cielo e nella forza delle mie braccia, mi lasciai trasportare senza il minimo turbamento dove sembrasse opportuno a questi animali imbizzarriti andare a spasso, il che fu un pantano. Una volta fermati, aprì la portiera, saltai fuori e presi per mano questa povera donna, pallida e smarrita per essere stata sbattuta qui e là. Successivamente, fermatisi un bel po' di gente, si procedette a sbrigliare i cavalli, a lavarli nel mare che bagnava all'altro lato della massicciata stradale dalla sporcizia accumulata nel luogo della caduta, a riparare alcune parti dei finimenti, a raddrizzare la carrozza che non aveva riportato danni nella caduta. Con l'aiuto di buoi la si issò nuovamente sulla strada, si riattaccò il tiro, si pagarono tutti coloro che domandavano ben disinteressatamente di essere pagati per la compassione che avevano dimostrato alla nostra disgrazia. E si riprese il viaggio verso Senigallia, dove non arrivammo prima delle 9:30. Grazie. Era un cronista d'eccezione, ovviamente. Non vi racconto quello che fece poi a Senigallia perché vi rimando ad un prossimo appuntamento di un altro incontro che faremo probabilmente a Senigallia dopo
aver parlato la volta precedente di far colera. Per arrivare a parlare del colera. Il colera era un morbo tremendo che era nato nell'Asia, era arrivato nel nord Europa ed era sceso giù da noi. Qualcuno dice che il colera fosse arrivato tramite il porto, perché quell'anno Ancona tolse a Senigallia il privilegio di fare la fiera di Senigallia, famosissima, perché i mercanti di Ancona, molto più potenti dei senegalesi, la vollero ad Ancona, ma con le merci della fiera probabilmente arrivò anche il colera. Vi faccio leggere 3 sonetti sul colera. Belli scrisse ben 34 sonetti su questa storia, ma abbiamo preso quelli solo che riguardano Ancona e ve li illustro molto brevemente. I primi 2 parlano di 2 medici mandati ad Ancona per vedere di risolvere il problema. A Roma il colera non era ancora arrivato, quindi mandarono questi 2 medici. Uno si chiamava Viale, ed aveva in quei tempi un grande microscopio dove riusciva a vedere i microbi e di vedere gli animali che c'erano dentro questa pozza, e li descrive in una maniera come fossero dei draghi, come fossero qualcosa. Comunque il sonetto ce li racconterà. L'altro invece, che era uno che aveva già subito la peste a Parigi e quindi era immune, un certo dottor Cappello, da non confondere con l'altro di cui è dedicata davanti all'ospedale alla piazza, il quale diceva: no, bisogna isolarsi qua, bisogna stare lontani, e andava in giro tutto mascherato con un po' di verdure che togliessero le puzze, e sta storia ai ancoretani faceva tanto ridere, perché diceva: ma dove va questo ceppo di insalata, insomma, immaginate la cosa. La terza poesia è il non plus ultra della comicità, e purtroppo di una comicità amara. Ancona sta ferma 40 giorni, nessuno entra e esce da Ancona, il porto è chiuso, i facchini del porto per 40 giorni non lavora e non magna, perché era così. Finalmente arriva che riaprono le porte di Ancona. E allora la chiesa del posto dice: facciamo una gran messa per ringraziare il patrono. Chi? San Ciriano. Dice: ma perché? Ne morte un sacco di persone. Pensate che erano morte ben 716 persone registrate su una popolazione di circa 28.000 abitanti. Erano tante, ma erano tante anche i morti. Dice: ma dove sta il miracolo con tutti questi morti? E dice: niente, non ve la racconto, ve la faccio dire dal poeta. Quindi chiamo nell'ordine per recitarci queste 3 poesie sul colera di Ancona, Massimiliano, Pamela e poi un duetto tra Stefano e Fabio. Comincia Massimiliano. Altro che Ancona, quel fottuto male, malgrado i rigori del cordone, dava di grifo a 100.000 Ancone, senza il congegno del dottor Viale. Non sapete che lui, col cannocchiale, vedde il colera in forma di dragone, e nessun altro medico coglione aveva mai scoperto st'animale? Che brutta bestia, ampar de corna armate come il demonio, porta l'ale, è piena d'artigli e nera come l'abate. Figurati che sorte di sfragello ha da fa in corpo al pover'uomo, appena gli arriva a cacciare dentro al budello. Sentite mo st'altra buffonata che ha fatto ancora il sordo dottor Cappello. Va con un cappuccio in testa e sotto a quello ti è un guazzarone de tela incerata. Sopra un occhio ci porta uno sportello de vetro e in mano un fascio di insalata. De grazia, e da che testa mascherata? Da pagliaccio, da gola o da coviello? Basta! Lui, con sta bella cimatura, si presenta agli infermi a cavalletto, per sballarli più presto de paura. Defatti, appresso a lui passa il carretto e trasporta più morti in sepoltura che non ti è il papa cardinale in petto. Quando si riaprono le porte di sta povera ancora sfragellata? Il 4 novembre, ha detto Tata.
salvo sia caso di qualche altra morte. E che dicevi di messa cantata sottovoce a Mattia? Ridillo forte. Dicevo che si canta per la sorte che San Ciriaco suo l'abbia salvata. E che gli è San Ciriaco? Protettore. E da chi l'ha protetta? Dal fratello. E li morti? E li vivi, sor dottore? Spiegate. E in certi casi ha così brutti. Vuoi miracolo grosso più di quello? Sarebbe a di? Che non sono morti tutti. Andiamo a vedere un attimo cos'era quella volta il rapporto tra Ancona e il papato. Prima si parlava di Leone XII ed era di Genga, paesino qua del Fabrianese. Avevamo un altro papa poco conosciuto che era Pio VIII di Cingoli e poi Pio IX che tutti conosciamo. Quindi nel periodo in cui Belli è vissuto e ha scritto c'erano ben tre papi marchigiani. Ma voglio dire, era una bella presenza, lui è stato sotto sei papi, di cui due di Cesena e uno di Belluno, un certo Gregorio XVI camaldolese, a cui ne ha scritte peste e corna, perché Gregorio era un tipo tutto particolare. Papa Gregorio diceva: Belli, io voglio tanto bene, il cesso che è morto con chi mi sfogo adesso, o giù di lì. Bene. Questa parte finale un pochino è un po' il riassunto in cui io parlerò poco, Gilberto purtroppo non più, ma cioè, mi pare che ci abbia dato veramente delle cose per poter parlare di quello che era il rapporto tra i papi quando comandava il Papa Re, tra quella che era invece una certa sorta di carnevalata. A Roma il carnevale era una roba seria. Se vi ricordate voi, c'è stata quella commedia di Rugantino in cui a Roma si andava in giro mascherati e quando si ha la maschera sul grugno, come diceva Belli, si poteva fare di tutto. C'è una poesia bellissima di un tizio che va a chiamare la mammana, cioè la levatrice, dice: dove vai figlio? Se non lo sai, sono 9 mesi che è passato carnevale. Qui di ogni due una partorisce. Perché? Perché sotto carnevale. E vabbè, con la maschera sul grugno succedeva di tutto. E succedeva anche che a carnevale arrivavano gli imbroglioni, i ciarlatani, quelli che addirittura se tu ti facevi cavare 10 denti, l'11° te lo cavava gratis. E di quelli che vendevano le boccette di liquido che facevano bene per tutti, calcagnifica, tonifica e lascia come trova, come si dice in un dialetto latino. Bene, io vi voglio presentare, poi passeremo a un passo indietro, a quella che era la carnevalata di cui vi parlavo prima, di un certo ciarlatano. Lo presenteremo in due modi: uno con un sonetto sul ciarlatano di Belli, un altro con un brano recitato da un nostro giovane attore in cui Belli stesso interpreta il ciarlatano a Roma, e ne sentiremo un brano perché sennò il tutto sarà troppo. E poi invece poi dopo riprenderemo un altro tema caro a chi ha seguito anche il cinema, il famoso Marchese del Grillo. Voi pensate che il Marchese del Grillo per metà è tratto dalle poesie di Giuseppe Gioacchino Verdi. Non vi anticipo niente, ma dopo ve lo racconterò. Per il momento ci sentiamo il ciarlatano. Il ciarlatano in poesia legge Stefano. Poi. Il ciarlatano nuovo. C'è un buon Roma un dentista, un giovenotto nato a Vienna in dell'isola de Como, un medicone, un ciarlatano dotto che se potria legare 30 in un tomo. Lui strappa denti di sopra e di sotto, tutti egualmente a un Paolo per uomo. Chi se ne caccia poi 10 in un botto, all'11ª uffa, eh? Che brav'uomo! Venne inoltre un segreto per Du Giuli, che è un'acqua buona assai per dar soccorso a chi è esposto alle carci dei muli. Basta intingere un pezzo di sfilaccio e strofinarsi, o di succhiarmi un sorso un momentino prima di aver carcio. Vi presento il ciarlatano. Il ciarlatano?
colto e rispettabile pubblico. Popolo infermiccio di Roma, rallegratevi al fine che il celebre, umilissimo Gambalunga è fra voi. Eccolo, quel vostro servo che avete tanto aspettato, quell'arcifanfano della medicina che con l'aiuto del cielo ha operato tante operazioni a profitto della povera umanità. Signori romani, e abitanti, e forestieri insieme, io sono fra voi. Venite ora, o cancheri, appressatevi, calcori e renelle, svelatevi, o morbi occulti, e vi affacciate alla superficie corporea dei miei rispettabili ammiratori. Io posso esercitare, dico, impunemente e ad occhi chiusi, su qualunque corpo, umano o inumano, la medicina, la chirurgia, l'anatomia, la patologia, la flebotomia, la geografia, la farmacia, l'ortografia, la zoologia, la gastronomia, la rattafia, la litografia, l'ostetricia, la veterinaria, la botanica, la meccanica, l'idraulica e finalmente la storia naturale e l'universale. Or però si presentino quei vanarelli saccentuzzi dell'età nostra di Creta a disputare il palmizio della gloria alla mia scarsa abilità. Vengano innanzi, pallidi di rossore, questi mantaci della malignità e dell'invidia, a trinciarmi addosso la intemerata reputazione ed applicarmi quel nome obbrobrioso che io non so ripetere senza inorridire di orrore. Quel nome plateale che al solo ricordo mi fa aggricciare le carni come una gallina di Faraone. Del nome, dico, di ciarlatano. Ma come? Ciarlatano? Ci burliamo, signori? Ciarlatano all'amico sviscerato dell'umanità. Ciarlatano al succursale del prossimo egrotante. All'autore di tante guarigioni spontanee della natura. Ciarlatano poi a me, che vengo orora da Santa Fe di Bogotà per curarvi i gratuiti cancheri che vi rodono. Per liberare i giovani dalle schinelle che gli affliggono, per ritornare in gioventù i vecchi poveri, per accelerare i benefici dei testamenti e dell'eredità, per ridare il colorito agli amanti e per far guerra, infine, alla morte. Ingrati uomini, ciarlatano si dica a quegli impostori che mercanteggiano frottole per verità, acqua fresca per farmachi e stanno a patti coi beccamorti. Non a chi ha consumato, come il vostro umilissimo servo, 36.000 boccali d'olio di Luca fra le cogitazioni notturne e ben 72.000 barili di vin rosso in distillamenti di essenze vitalizie, sublimate, omogenee, concuzienti, carminative, drastiche e cubitali. Non a chi ha sparso tanto sudore quanto inchiostro sopra 144.000 risme, 6 quinterni e un foglio e mezzo di carta paloma delle cartiere di Fabriano, i libri e ricette. A chi, per finirla una volta, ha letto tutti i volumi degli antenati e dei posteri. Io non sono un ciarlatano. Io non sono un asino come voi, rispettabile pubblico, forse pensate. Io sono il Gambalunga, patentato e licenziato da tutti i paesi. Approfittatevi dunque, o fratelli, del vostro umilissimo servo. Egli medica per carità e si vergognerebbe come un maiale non riempirti un'anima venale. Anima mea non habit venas. Ascoltate bene. Una volta un bonzo, ossia un sacerdote della Cina, soffriva un cancro, un capricorno sulla bocca dello stomaco, prodotto forse da intemperanza nel cibo. Impiegai in suo sollievo tutte le risorse dell'arte agraria con succo di limoni, ma vedendo alla fine la inutilità dei miei conatici, tentai un ardito rimedio. E riuscì. Composi alcune pasticche di sospiri sessacenari, manipolati in un certo spirito frigido chiamato in Francia Bomo. E datovi un odoretto di aria di sufficienza, gliene feci assaggiare a digiuno. Si citò subito la nausea e poi la salivazione e quindi un vomito così violento che si spettorò la tave e il morbo fu vinto. Una
lontana poi, afflitta nei Paesi Bassi da violento chiodo lunare, venne con le mani piene d'oro alla mia officina di Rotterdam, onde io ne intraprendessi la cura. Che feci? Con una tanaglia dalla schiena estrassi felicemente il chiodo. E poi ricusai generoso ogni mercede, ritenendo appena 50 luigi per le spese vive dell'operazione. Ma eccomi, finalmente, alla parte ultima e la più interessante del mio ventriloquio, o profondissimo pubblico di questa metropoli. Eccomi a salvarvi tutti da tutti i malanni, o siate infermi, o siate sani, o uomini o donne, o giovani o vecchi, o grandi o piccoli, o ricchi o poveri, o belli o brutti, o nobili o plebei. Tutti io guarisco, non badando a distinzioni aristoteliche di grado, di età, di sesso o di fortuna, perché parla in me la voce della carità. E io non vengo qui da Milano per milantare, non dalla Lusitania per lusingare, non dalla Polonia per appollare, ma dal Paraguay, dalla Serbia e dalla Partia, per pararvi guai, servirvi e partire. Perché altri popoli e altre nazioni migliori di voi mi scrivono per la posta lettere accavallate affinché io corra a soccorrere. Approfittatevi dunque, o fratelli, in questi pochi giorni che il cielo vi concede di avermi sui vostri colli. Approfittatevi e non date calci alla sorte, perché quando poi mi vorrete, io non vi sarò più. Vevobis, beati voi, se saprete apprezzare la mia debolissima scienza. Mi restano, pertanto, poche caraffine del mio portentoso elixir. Eccolo, quel centro mirabile di tutto lo scibile della medicina teoretica e pratica. Eccovi il Campagentano, il sempre vivo, la genuina perpetuella della salute. Esso è un quintessenza di 100 semplici, di 200 sali, di 300 alcali, di 400 metalli, di 500 terre, di 600 fuochi, di 700 gas, di 800 acidi, di 900 piante reumatiche e di 1000 spiriti vitali, volatili e quadrupedi. Giova interiormente ed esteriormente alle febbri, alle emicrania, ai mali d'occhi, di naso, di orecchie e di bocca, allo scorbuto, alle ernie incarcerate ed extracarceres, alle angine, alle scaranzie, alle pleuresie, ai flussi e riflussi, alle coliche, alle inappetenze e al soverchio appetito, e alla recattiva, al mal di pietra, al mal caduco, al mal di madre e al mal di padre, ai parti difficili, alla rogna, alla tigna, alla lebbra, ai furuncoli, ai buboni, alle stincature, alle asfissie e alle epilessie, alle epilessie, e poi alla lotta, ai vapori, alle tirature, alle convulsioni, alle scottature, ai tumori frigidi, ai tumori calidi, alle contusioni, alle escoriazioni, ai bimestri, e poi alle ferite proditorie, alle piaghe, alle cancrene, ai flati, alle paralisi, alle palpitazioni di cuore, all'istruzione di fegato e all'istruzione di milza, alle itterizie, agli infarcimenti, al torcicollo, alle rotture di gambe anche in sei pezzi, al fiato cattivo, ai geloni, ai panerecci, alla peste, ai calli, agli occhi pollini, al veleno delle vipere, dei cani e dei funghi, ai veleni in genere, sia propinati o senza propina, alle unghie incarnite, al dolor dei denti che fa cadere e tornare sino all'età di 100 anni, alle bastonate maschili e agli schiaffi muliebri. Intanto, favorisca al mio albergo della Stelletta chi vuol cavarsi i denti. Saranno serviti a un buon prezzo, un mezzo scudo a dente, e chi se ne caverà 10 avrà l'undicesimo gratis. Siamo arrivati alla conclusione. Io però non posso esimermi dal presentarvi questo gruppo di ragazzi e fare una premessa. Giuseppe Gioacchino Belli a volte si firmava con una GGB e lo scriveva in corsivo, tanto che assomigliava a un 996,
e qualche volta si firmò con un 4 a 1000, perché 9, 9, 6 mancano 4 a 1000. I quattro attori più il loro regista hanno assunto questo nome, 4 a 1000. Io ve li voglio presentare uno per uno e poi con loro fare i botti d'artificio finali e poi andiamo tutti quanti al cinema. Vi presento e vengono qui sul proscenio Fabio Evangelisti, anni 17, Pamela Spadini, non si dice mai l'età del nome, Stefano Brega, Massimiliano Venturi e il loro regista Cristiano Cerioni. Vi ho promesso i fuochi d'artificio, tre sonetti per finire, molto belli, molto spiritosi. Consentitemi ancora 5 minuti del vostro tempo. A Massimiliano affido una poesia che vi farà ricordare il Marchese del Grillo. Quando giocava a Zicchinetta con gli altri popolani, arrivano le guardie e lui dice: ma no, io sono il Marchese del Grillo. Vada, vada! E il popolo dice: ma tu chi sei? E lui gli risponde con un verso, un endecasillabo, 11 sillabe precise, di una poesia che adesso Massimiliano ci farà sentire con il titolo E tutto. Di sovrani del mondo antico. C'era una volta un re che dal palazzo mandò fuori agli popoli sterito: io so io e voi non siete un cazzo, sono i vassalli e bugiaroni e zitto. Io fo dritto lo storto e storto il dritto, posso vendere tutti in tant'è al mazzo. Io si ve fa impiccà non ve strapazzo, che la vita e la roba io ve l'affitto. Chi abita sto mondo senza il titolo de papa, de re o de imperatore, quello non può avere mai voce in capitolo. Costo dito a noi il boia per curiero, interrogando tutti in sul tenore, e risposero tutti: è vero, è vero! Una scenetta nel semibuio di una chiesa, un confessore e una signora che si va a confessare. Interpretano il sonetto Stefano e Pamela. Fate caso a come il confessore parli in italiano, perché è uno che ha studiato, e come invece Pamela popolana parli in dialetto. Questo contrasto di voci è veramente una finezza. Prego. Il confessore. Padre. Dite il confiteor. L'ho detto. L'atto di costrizione? Già l'ho fatto. Avanti dunque. Ho detto cazzo matto a mio marito e gli ho alzato un grossetto. Poi? Per una pila che mi ruppe il gatto, gli dissi fuor di me: sì, maledetto, è creatura di Dio. C'è altro? Tratto un giovenotto e ci sono a letto. E lì cosa è successo? Un po' di tutto. Cioè, sempre mi immagino pel dritto. Puro a riverso. Oh, che peccato brutto! Dunque, in casa di questo giovanotto, tornate figlia, con cuore trafitto. Domani a casa mia verso le 8. Cambiamo scena e ci troviamo dentro un commissariato di polizia. Vi faccio una premessa. In questo commissariato di polizia ovviamente c'è di tutto. E chi racconta è la moglie di uno che correva il rischio di subire il cavalletto. Vi devo spiegare cos'è il cavalletto. Il cavalletto era una trave, un cavalletto dove veniva legato mani e piedi un signore, denudato nei pantaloni e tante nerbate per quante il giudice diceva di dargliene.
e non era tanto la sofferenza delle botte, anche quelle, ma la vergogna davanti alla gente, perché il cavalletto veniva fatto in pubblica piazza. Per cui la moglie poverina voleva evitare che al marito fosse riservata questa sorte. Ed è un inno alla dignità delle donne. Prego. E luogo, tenente. Come intesa a ciarlare del cavalletto, presto io curse dal suo luogo tenente. Mi marito, eccellenza, è un poveretto. Per carità, che non ho fatto niente, dice. Metti da sene. E io me ci metto. Lui, con un senno, manda via la gente. Poi me s'accosta. Dimmi un po', grognetto, tuo marito lo vuoi reo o innocente? Innocente, dic'io. E lui? C'ho gusto. E detto fatto, quel faccia d'ebreo mi schiaffa la mano dritta dentro il busto. Io balzo in piedi e strillo. Sono cazzeo! E lui? Figliola, quel che è giusto è giusto. Andate via, vostro marito è reo. Allora, se qualcuno di voi vuol chiedere un'informazione sul piano storico, sul piano letterario, sulla una curiosità qualunque, la vecchia, quindi la cosa un po' mi riguarda. Quando voi avete parlato all'inizio del fatto che agli ebrei non era stato concesso dal Papa il diritto di fare il porto franco, in realtà questa era una vendetta antica, perché nel 400 a Civitavecchia venne costruito dal Papa il ghetto, perché aveva chiesto agli ebrei anconetani di venire un po' ad alimentare il commercio di quel porto che da tanto importante al tempo dei Romani aveva conosciuto, come voi giustamente avete detto, un po' di oblio. Gli anconetani dissero prima di sì, il ghetto venne costruito, poi all'ultimo momento ci ripensarono e vennero chiamati invece gli ebrei di Livorno. Ecco perché poi ad un certo punto il porto di Livorno, pur non essendo così aperto verso l'Oriente come Ancona, ha conosciuto momenti migliori, perché poi i papi, si sa, la memoria ce l'avevano lunga, e quindi si sono vendicati ampiamente su quello che gli anconetani, sullo sgarro che avevano fatto gli anconetani. Comunque mi volevo complimentare con questi ragazzi, perché pur non essendo romani, sono stati molto bravi, vero? Perché sì, me lo conferma, hanno trovato le intonazioni giuste, perché veramente sembrava di risentire il vero dialetto. Quindi complimenti a tutti voi. Grazie. Prima di chiudere faccio un omaggio a una presenza che per chi è nel mondo della storia, che è nel mondo della letteratura, va quantomeno citato. Abbiamo con noi Napolitano Alfonso, è un caro amico, è venuto a sentirci. Io penso che almeno riservargli un applauso non possa essere. Grazie. 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 Questa cosa che Gilberto diceva nei documenti, io appena ho saputo che c'era questa cosa sono andato nella mia biblioteca e ho trovato l'autunno dell'anno 1836 in Ancona, memoria dell'abate Francesco Borioli, stampato a Iesi nel 1837, ed è il diario del colera della città. Ripubblicato. Ma penso che l'abbia ripubblicato magari. Però questo a me è questo che fa. Cioè tenere in mano una cosa che veramente una persona ha scritto quella volta e ha stampato per tramandarlo a noi. La cosa che mi ha incuriosito è che dentro questo libricino, come usavano fare a volte, c'è una stampa, perché ovviamente la fotografia, una stampa che è un prospetto meteorologico del 1836. Voi sapete questi giorni, no, come siamo stati colpiti dall'acqua, sapete che sta entrando nella nostra terminologia le bombe d'acqua. Io nel 59 ero in Ancona, di bombe d'acqua non ne caddero, però l'alluvione fece anche diversi morti. Però non è un fatto, noi diciamo che probabilmente stiamo veramente distruggendo la natura, stiamo condizionandola, ma forse il mondo si ripete, perché nel 1836 c'è questo barometro e l'uviometro. Da 22 mm di gennaio abbiamo anche picchi di 148 mm di pioggia
nel mese di settembre, 115 ottobre, 121 novembre e 35 dicembre. Vuol dire che ha piovuto sempre e qui non c'erano le bombe d'acqua. Probabilmente dobbiamo, se costruiamo, se cementifichiamo, dobbiamo stare un po' più attenti alla natura, agli argini, ai fiumi, perché ha piovuto sempre, come c'è stato sempre il sole. Grazie. Vito Stefano, che è l'assessore da tutti conosciuto a Colle Marino, non cito neanche... Abbiamo subito aderito alla richiesta del Circolo Gabbiano perché è un momento qualificante anche del circolo stesso, questa serata. È un momento di passaggio per me, tra il vecchio modo di fare attività e il nuovo modo di pressarsi da parte del direttivo del Gabbiano. E sono importantissime queste iniziative culturali, Vediani è venuto a raccontare, mi ha spiegato tutto, è come se fossi stato presente perché mi ha raccontato subito quando è venuto a trovare quello che faceva. Abbiamo quindi aderito con il contributo, con il materiale, con il nostro tecnico, che io ringrazio, perché Gabriele, senza di lui non so come farò andare avanti, quindi un applauso a lui. E mi dispiace degli artisti non li sentiti, ma consentitemi un minimo di pubblicità. Ci sono dei libri su Belli il cui ricavato va in larghissima parte, tolto il minimo di cose, alle associazioni che operano sul territorio, una di Ancona per i bambini cardiopatici, una di Falconara che è la tenda di Abramo, una di Osimo che è il filo d'oro, e mi pare che se vi portate a casa il ricordo di questa serata fate del bene non al sottoscritto che l'ha scritti, ma a quelle associazioni a cui vai il contributo. Grazie e buonasera a tutti.